Temptation Island, Anna e Gennaro, falò difficilissimo per Alessia Marcuzzi. Il viaggio nei sentimenti continua, ma recentemente a Temptation Island, Anna e Gennaro sono stati protagonisti assoluti, tanto da mettere in ombra le altre coppie. Gennaro, dopo le dure parole di Anna contro la sua famiglia, ha chiesto il falò di confronto anticipato, dicendo di volerla lasciare libera perché sono lontani anni luce. Falò che peraltro non è stato facile da organizzare per Alessia Marcuzzi. Anna all'inizio ha detto di no, che non lo voleva, perché Gennaro doveva rimanere dentro a Temptation per vedere e capire. Un no che, come abbiamo visto, ha dato il là ad una serie di colpi di scena che hanno reso il reality più appassionante di una TV soap. Temptation Island e Gennaro Show, tra minacce, rifiuti e capricci. Gennaro, dopo che Alessia Marcuzzi gli ha comunicato il no della fidanzata, è esploso. Per prima cosa ha minacciato di andarsene da solo, dicendo che per lui la storia era finita e che lasciava Anna. Tanto che, tornato nel villaggio dei fidanzati, ha cominciato a preparare le valigie. In seguito Anna ha cambiato idea e ha accettato di incontrarlo, ma Gennaro ha fatto i capricci, dicendo che non voleva più fare il falò e che non voleva più saperne di lei. Alessia Marcuzzi ha cercato di farlo ragionare, ma Gennaro è stato irremovibile, anzi ha pure detto di essere disgustato da Anna. Finito lo sproloquio però, ecco che arriva un altro colpo di scena. Gennaro è scoppiato a piangere e alla fine ha accettato di vedere Anna. Temptation Island, Anna e Gennaro, il falò anticipato, mette alla prova Alessia Marcuzzi. Quando Anna e Gennaro si incontrano davanti al falò, si salutano in modo gelido. Poi il 31enne invita la fidanzata a raccontargli tutto. Anna, riferendosi ai video che ha visto, lo attacca, dicendo di essersi sentita umiliata e di non essere una parassita e un'arrampicatrice sociale. E qui viene il bello, perché Gennaro le dice che lei è una parassita e anche una fallita perché ha dato solo un esame all'università. Non solo, Gennaro spiega anche il motivo della richiesta del falò anticipato. Lei ha umiliato la sua famiglia, che l'ha accolta come una figlia, e una donna non si comporta così. Anzi, l'ottico rincara pure la dose, dicendo che lei non è una donna. Un'accusa pesante che scatena un litigio furioso tra i due, in cui per l'ennesima volta salta fuori il discorso dei soldi. Alessia Marcuzzi cerca di inserirsi, ma fa molta fatica, tanto che a un certo punto sbotta dicendo che è una problematica di coppia, che non riesce a capire i soldi. Intanto continua il Gennaro Show con lui, che minaccia di andarsene, poi si risiede, e Anna che confessa per la prima volta di aver rifiutato la sua proposta di matrimonio perché temeva di essere chiusa in casa, di essere limitata e di aver finito con lo spegnersi. Anna ammette anche che non c'è più dialogo tra loro, e come darle torto? Non solo Gennaro le dice che il loro problema di coppia è lei, ma addirittura quasi non vuole ascoltare i video in cui parla di lui. Gennaro prosegue poi con le accuse, dicendo ad Anna di non fare la vittima, mentre Anna ribatte che lui non ha mai voluto ascoltare i suoi problemi. La situazione è ormai fuori controllo e Alessia Marcuzzi, spazientita, li interrompe e decide di fare la domanda di rito ad Anna, perché intuisce che da Gennaro la risposta sarebbe scontata. Anna sceglie di lasciare Temptation da sola perché ha capito di dover prendere in mano la sua vita, visto che finora l'ha lasciata nelle mani di Gennaro. L'ex però, non contento, le lancia un'altra frecciatina. Quando la saluta, le dà ancora della vittima. Poi, prima di andarsene, dice che lui vuole stare con una persona che lo faccia sentire bene. Anna, dopo che Gennaro ha lasciato il falò, scoppia a piangere, dicendo che lei credeva in quella storia d'amore, ma che tutte le cose dette dal suo ex l'ammazzano. Temptation Island. Gennaro chiede un altro falò di confronto con Anna. Non è finita qui, perché nei giorni successivi succede un altro colpo di scena. Anna e Gennaro, dopo il falò, non si sono più visti e sentiti e sono rimasti separati nei rispettivi relais. Ed ecco che di punto in bianco l'ottico ha chiesto un altro falò di confronto con l'ex, dicendo che in 7 giorni non si può smettere di amare una persona. Ha capito che devono imparare a dialogare in maniera differente e, parlando con Alessia Marcuzzi, ha detto che Anna gli è mancata
nei suoi pregi e nei suoi difetti. Immaginarsi fuori senza di lei per Gennaro è come perdere un pezzo di sé. La seconda puntata di Temptation Island è finita qui, con Gennaro in attesa dell'ex fidanzata. Anna avrà accettato di incontrarlo? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.